Di sicuro dedico questi gol a mia moglie e alla mia famiglia che mi sono stati sempre vicino, non mi hanno mollato mai un attimo. Poi volevo condividere queste cose con tutta la squadra, con tutta la società, perché sembreranno sempre frasi fatte, ma il nostro è un vero gruppo, è un gruppo di uomini, quindi secondo me il calciatore va dimenticato, perché quando c'è l'uomo ti porta a fare cose che magari non dovresti fare. È giusto che io questi gol li condivido con i miei compagni perché sono i primi che mi hanno sempre aiutato dal primo giorno di vita. Ma io rivincite, non me ne devo prendere, io mi devo mettere solo a disposizione della squadra. Sicuramente se ti riferisci quando io sono andato via, c'è stata gente che non ha puntato su di me, ma ci sta, perché non sempre si può stare nei piani di una società. Ho avuto la fortuna che questa società e questo allenatore mi ha richiamato, mi sto mettendo a disposizione della squadra, ma a prescindere dai gol che oggi ci sono stati, magari domani non verranno, io mi metterò a disposizione sempre, come lo fanno i miei compagni. Quindi io mi voglio togliere soltanto soddisfazioni con i miei compagni, le vincite non me le devo prendere. Ma in primo mi sono ritrovato la palla quasi sui piedi, stavo calciando, il portiere mi ha chiuso lo specchio, fortunatamente mi è rimbalzata sul petto, sulla pancia ed è entrata. Secondo me ha fatto più gol di Padovano per la palla che mi ha messo, ma io perché era una palla col contagiri, io ho avuto la fortuna di prenderla bene di testa e senza cadere.